mangiarlo. Oggi è lunedì. Vedrete poi se riprenderà la mia faccia a fine settimana, quindi al venerdì, la differenza che c'è tra oggi e venerdì. Sto facendo la mia solita strada, ma non c'è nessuno oggi, neanche il ciclista maniaco. Però oggi il tempo è bruttino, nuvoloso. Vabbè, tanto oggi ho un po' di cose da fare, poi devo andare da un cliente. Boh, così. Sono finalmente uscita da lavoro. Bello uscire, che ci sono ancora queste giornate stupende, questo sole, anche se in realtà sta facendo un po' troppo caldo, è un po' rotto questo caldo. Comunque sto volando a casa perché devo andarmi a fare la pedicure. Ho prenotato in un posto che c'è stato a casa dei miei, che hanno aperto da circa un annetto. È gestito da cinesi, però è super pulito come centro, è sempre strapieno e poi è molto figo, sembra un po' quegli stili americani, insomma sei andata in America, New York è pieno di questi centri gestiti da asiatici, dove ti fanno manicure, pedicure, con queste poltrone, dove hanno anche sotto la vaschetta già integrata, insomma poi dopo magari vi faccio vedere. E quindi insomma ho prenotato la pedicure spa perché appunto ho dei piedi inguardabili e poi mi farò mettere anche lo smalto. Sono un po' indecisa sul colore. Cosa c'è? Una festa qua. Quindi sto correndo per andare a casa dall'ufficio, prendere la mia smartina e catapultarmi lì dove valesse un quarto l'appuntamento. L'anno scorso l'unica cosa che non mi piaceva di questo posto è che non erano per niente puntuali. Prendevi l'appuntamento ad un'ora e passavi un'ora dopo, quindi spero vivamente che siano migliorate da questo punto di vista. Sono un po' indecisa sul colore, ma credo che farò un corallo. Visto che il tempo è ancora bello, insomma, voglio osare ancora con un colore estivo. Basta, mi sto facendo crescere la frangia, se mi fanno veramente troppo lunga. Oggi indosso questi pantaloni che sono di Zara, ma che io ho comprato in una delle ultime volte in cui sono andata a Mercanti per un giorno e li amo alla follia. Sono di un tessuto simil seta, belli larghi, a palazzo, super comodi. E devo dire che li sto utilizzando tantissimo. Infatti sono uno dei capi che ho messo di più durante quest'estate, primavera-estate. Perché mi permettono di abbinarli sia in modo sportivo, sia in modo un pochino più elegante e soprattutto abbinarli con vari colori. Ad esempio oggi sono in black, quindi sandali neri e maglietta nera, però volendo li ho anche già abbinati con delle magliette colorate o accessori colorati, magliette, magari dopo ve le faccio vedere meglio, ma ho scelto un corallo, un rosso corallo stupendo. Allora, sto tornando a casa del lavoro. C'è un tempo bruttissimo, spero che il tempo regga e non faccio il temporale proprio adesso mentre sono per strada. Adesso vado a casa, però preparo il borsone e poi vado in piscina con la mia collega. È la prima sera di idrobike, facciamo la prova. E sono curiosa di vedere se mi piace o meno, però sono contenta di ricominciare a fare un po' di attività fisica. Dopo tanto che non faccio nulla, quindi sono veramente curiosa se mi piacerà o meno. Ora come ora non ne avrei per niente voglia, cioè andrei a casa e mi metterei sul divano a oziare, però no, devo assolutamente fare qualcosa.
E niente, quindi vado a casa, preparo cuffia, costume, accappatoio, robe varie tipo shampoo, bagnoschiuma. E poi alle 7 ho l'appuntamento con la mia collega davanti alla piscina. Dopo vi dirò com'è, se mi è piaciuto o meno. Allora, sono appena tornata a casa da idrobike, sono stanchissima. Tra l'altro ho ripreso anche un pezzo lì con la mia collega, ma non so per quale motivo non si è salvato. Ora ho dei capelli assurdi perché non voglio asciugarmeli tutti, quindi sono uscita con i capelli mezzi bagnati. Ora, tanto il mio fidanzato deve ancora tornare a casa da lavoro, anche se sono 9:20. E boh, adesso mi preparo qualcosa da mangiare. Penso che farò un'insalata, vediamo un po'. Allora, perché ieri ho comprato sarrosette, pomodoro e poi metterò qualche pezzettino di formaggio. Questa sarà la mia cena. All'università posso anche non Sto sapere. guardando le pagine No. della nostra vita, non so se Questo l'avete non mai posso fare. visto. Allora tu puoi venire con me. Ma no. Sì. Io credo che sia il film più bello di sempre. Io sono sicura. Scusate, la molletta, ma sono già in versione casalinga. Stai con me. No, vabbè. Cioè io amo questo film. Conosco ogni battuta a memoria. Cioè se non l'avete mai visto, dovete assolutamente vederlo, stupendo. È venerdì, felicità, 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 felicità. E, no, ragazze, cioè non potete capire, io muoio da ridere ogni mattina perché in questo parchetto che attraverso per andare a lavoro, tutte le mattine c'è un signore sui 70 anni più o meno che fa ginnastica, la cosa assolutamente da apprezzare perché io ne ho 29 ma non ne avrei voglia. Il bello è che fa ginnastica vestito con le scarpe da ginnastica, i jeans o a seconda dei giorni anche con i pantaloni eleganti e la camicia. Tutti i giorni lo vedi correre, fare i piegamenti. Chissà quando mi fa scassare, perché poi a un certo punto lo vedi veramente distrutto. Vabbè, però apprezzo comunque lo sforzo. E questa sera per cena ho comprato degli agnolottini con pomodoro, mo no, mozzarella, basilico e ricotta. E sto facendo il sughetto in casa con il basilico e il pomodoro. È molto più buono. Adesso verrà tipo passatino, eh. Siamo in macchina che stiamo andando in giro per bagni. Oggi è la giornata dedicata ai bagni perché è veramente complessissimo dover pensare ai bagni. Ci sono 1800 cose da prendere, da pensare, da studiare. E quindi stamattina siamo andati in un posto, adesso andiamo in un altro dove insomma ci fanno un po' i disegnini e cerchiamo di capire come farlo. Quindi oggi era il sabato è dedicato a questo, poi dopo faremo un salto nella casetta nuova per vedere un po', stanno lavorando i muratori e vedere un pochino come procedono i lavori. Allora, sono le 7:30 più o meno, siamo tutti e due stanchissimi perché è stata una giornata intensissima, e abbiamo veramente dedicato tutta la giornata ai bagni e adesso siamo venuti nella casa nuova a dare un'occhiata perché oggi fortunatamente anche di sabato lavora l'impresa e quindi insomma oggi sono andati un po' avanti. Inizia un po' già a prendere forma più che altro a livello di misure, di spazi, però ovviamente è ancora tutto un cantiere, c'è cioè un casino, porte che una volta erano porte che adesso diventeranno muri e niente, bagni che sono totalmente così. E, insomma. Insomma, comincio un po' a prendere forma il salotto che avrà le due aperture.
E boh, quindi adesso abbiamo tutti e due un mal di testa allucinante. Questo discorso dei bagni ci ha un po' rimbambito. E però adesso andiamo a mangiarci una pizza qua vicino alla casa nuova dove c'è una pizzeria strabuona. E io desidero solo quella pizza. Troppo. Finalmente, io ho preso quella con le melanzane e qua quattro formaggi, giusto? Buon appetito! Da qualche giorno sto bevendo questo qua, l'aloe, perché già anni fa lo bevevo e notavo dei benefici, diciamo, a livello di stomaco. Scusate la voce, ma mi sono appena svegliata. E quindi ogni mattina, appena sveglia, con lo stomaco vuoto, bevo un misurino di questo aloe di Equilibra, che è al gusto pesca bianca. Non so se avete mai preso l'aloe, ma non ha un gusto molto piacevole. E quindi insomma, adesso mi faccio la mia dose giornaliera di aloe. Buongiorno, allora, come potete vedere dal mio abbigliamento è arrivato il freddo su Torino. L'avevano preannunciato, tutti rompevano le palle, fa troppo caldo, fa troppo caldo. E adesso il freddo è arrivato e non sono per niente contenta. Preferivo decisamente il caldo di prima, uscire col vestitino al mattino. Comunque, io direi di concludere qua il weekly, diciamo il weekly vlog. Ho racchiuso, diciamo, in questo vlog vari momenti della mia settimana, vi ho portato un po' con me dappertutto. Fatemi sapere se è un genere di video che vi può piacere, perché comunque a me non crea problemi, ecco, filmare tranche della mia vita, anche perché faccio tutto col telefono, quindi per me non è un problema. Fatemi sapere se vi può far piacere, insomma, vederne altri. Io adesso vado a lavoro, come sempre. E niente, insomma, l'arrivo di questo freddo mi sta facendo venire voglia veramente di un cambio netto al mio armadio. Infatti questo weekend mi sa che andrò a casa dei miei a registrare svuoto l'armadio, perché comunque la maggioranza delle cose che non uso le ho a casa loro, e comunque lì è più grande, quindi mi è anche più comodo registrare il video. Niente, io vi saluto da questa Torino uggiosa e fredda e ci vediamo col prossimo video. Ciao!